È stato un bel confronto con il territorio su tre temi importanti che stanno a cuore ovviamente alla Marsica e all'Abruzzo intero. La rete ospedaliera che ricadute avrà sul territorio è stata l'occasione per spiegare i buoni risultati ottenuti con la rete ospedaliera, di cui attendiamo ormai a giorni la sua definitiva approvazione. C'è stato un passaggio al Comitato LEA che ha rinviato a una prossima seduta del 14 luglio, quindi un paio di settimane di ritardo rispetto alle previsioni di qualche giorno fa, però siamo ormai arrivati alla definizione di un percorso che prevede una rete ospedaliera espansiva che aumenta i posti letto, aumenta i servizi, difende, tutela e valorizza e dà anche una dimensione e una missione a tutti i presidi sanitari, compresi quei presidi minori che nel decreto Lorenzin sarebbero stati di fatto cancellati, come nel caso della Marsica, Pescina e Tagliacozzo, che invece non solo non chiudono ma anzi aumentano i loro posti, aumentano i servizi e le funzioni a disposizione. Poi l'assessore Imprudente ha avuto l'occasione di dare un aggiornamento sul progetto dell'impianto irriguo del Fucino, che è ormai arrivato a una definizione progettuale definita, che prevede a breve la possibilità di aprire la conferenza dei servizi, di attivare il percorso autorizzatorio finale, che va detto è purtroppo un percorso che per legge prevede dai 200 ai 400 giorni di tempo per concludere tutti i percorsi autorizzatori. Un impianto irriguo non è una cosa semplice, la normativa è molto complessa, però anche lì siamo arrivati ormai a un ottimo punto di definizione. Sulla ferrovia Roma-Pescara abbiamo aggiornato sul fatto che l'apertura delle gare sui primi lotti rende sempre più concreto l'arrivo anche qui di questo progetto, anzi mette il governo nella condizione di credere fino in fondo a questa opera, come è stato annunciato dal ministro e dal governo nel suo complesso. Quindi io nelle prossime settimane sto attendendo una disponibilità del commissario, l'ingegner Macello, per venire qui sul posto a raccontare qual è il livello anche qui di avanzamento di questo importante progetto, un progetto assolutamente fondamentale per lo sviluppo del nostro territorio.